Quello che è accaduto 30 anni fa è accaduto appunto 30 anni fa. Con queste parole, riferite alla vicenda della loggia massonica P2 di Licio Gelli, il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha strappato l'applauso sentito dei partecipanti al convegno sul ruolo della massoneria nei 150 anni dell'Unità d'Italia, al quale la regione toscana ha dato il patrocinio. Ora è il momento di un confronto aperto sulle idee e sui valori, di riconoscere il contributo fondamentale che la massoneria ha dato agli ideali del Risorgimento. In fondo anche le istituzioni hanno bisogno di tornare alle origini, alla Costituzione dobbiamo tornare e alla massoneria credo che questi ideali e questi valori che loro si portano dalla Rivoluzione francese sono un terreno importante di confronto per una educazione e per una pedagogia. Gli anni che abbiamo alle spalle sono anni in cui si è fatto tabula rasa, insomma, di tutto ciò. E noi abbiamo invece bisogno di ricostruire intorno a valori e intorno a idealità, senza i quali è difficile anche tenere insieme una comunità regionale. Certo rimangono delle divergenze, come quella sulla legge 68 del 1983, che prevede tra l'altro la necessità di dichiarare l'appartenenza a una qualsiasi associazione e quindi anche alla massoneria per i consiglieri regionali e per i dipendenti della regione, anche oggi contestata dagli esponenti della massoneria. Noi pensiamo che quella legge abbia ancora tutta un'attualità e un'importanza a cui non rinunciamo.